Il posto del PD è qui, si riparte dal lavoro per difendere la democrazia. Lanciano messaggi dalla piazza, i Dem che si uniscono ai sindacati a Roma. Obiettivo comune, spiegano, essere al fianco dell'Italia che lavora e che produce. Ci sarà presto un'alternativa, rilancia il PD, a un governo che sta portando il paese a sbattere. Lega e 5 Stelle stanno pensando solo ai propri partiti e non agli italiani. E gli italiani se ne cominciano ad accorgere, perché c'è meno lavoro, meno crescita, meno sviluppo, più tagli. E mi permetto di dire basta con i selfie, i sorrisi e le pacche sulle spalle e pensassero alla vita delle persone. Poco più là l'EU che chiede investimenti per una buona occupazione. La piazza di chi dice a questo governo che di fronte alla recessione e alla crisi che aumenta continuare a prendersela con i poveracci, con i migranti, con gli ultimi, francamente è ridicolo e inaccettabile. L'allerta per i dati economici è alta anche in Forza Italia. Il governo deve cadere presto, è l'appello alla Lega per il bene del paese. Tutti i dati ci confermano che l'Italia ormai è in piena recessione, serve un'inversione di tendenza, serve ridurre la pressione fiscale sulle imprese, ridurre la pressione fiscale sulle famiglie, in modo da far aumentare i consumi. Critica anche Giorgia Meloni, all'Italia serve un governo che si occupi dei suoi interessi, le categorie abbandonate per Fratelli d'Italia sono proprio quelle che creano lavoro.